Cinque University. Radio 105, 3 per te. Un saluto a tutti gli abitanti di Pagani, la mia città, e qui dagli studi di Torino vi auguro una buona giornata e vi dedico le mie canzoni. La prima è Time After Time di Cyndi Lauper. Ciao a tutti, sono Serafina, mi conoscono tutti come Sara, da Torino, e siamo in diretta da Palazzo Nuovo e vorrei cominciare il mio trapartè con Gli ostacoli del cuore di Elisa Ligabue e dedicarlo al mio ragazzo che è appassionato e fan di Elisa. Buon ascolto. Radio 105, 3 per te. Dall'Università degli Studi di Torino, dove c'è qualche studente titubante che si interessa alla nostra trasmissione ma non ha il coraggio di venire qua davanti a vedere di cosa si tratta esattamente. Bene, io vi saluto, vi lascio con l'ultima canzone che ho scelto, che è Time is Running Out dei Muse, che dedico a tutta la mia compagnia di Cavagnolo, che è tutta la mia vita, ed è vicino a Monteo. Volevo dedicare la mia prima canzone, Hotel California, al mio carissimo amico Mirko Polpetta, lo chiamiamo tutti noi. Avanti con la prima canzone. Radio 105, 3 per te. Buongiorno, buon pomeriggio, siamo all'Università di Torino. Ci siamo, è ufficiale. Trema il pavimento, è pazzesca sta cosa, è molto bello. Allora, siamo qui in aula 1 del Palazzo Nuovo dell'Università di Torino, Facoltà di Sociologia. E la voce che avete sentito poco fa è di Giacomo Cratter, l'Italian Stallone, così conosciuto in tutto il mondo, tant'è che te lo sei anche tatuato. Buongiorno. Ciao, ciao. Sì, ce l'ho tatuato qua, proprio sul petto. Sul cuore, quasi sul cuore. Con la bandiera italiana. Con la bandiera italiana. Le vibrazioni da Radio 105 qui in diretta dall'Università di Torino. Purtroppo siamo giunti alla fine di questa prima ora insieme, che aveva un po' come titolo Aspettando lo Zoo. Questo vi dovrebbe far capire che appunto fra pochissimo Leone di Lernia, insomma Marco Mazzoli, Fabio Alisei, Paolo Noyes con Gibba e tutti quanti saranno qui a intrattenervi ancora per un'oretta. 105 University. 105 University. 105 University.